Intanto, buon pomeriggio a tutti ragazzi. Questa settimana sono stato un po' assente, quindi non avete visto video nuovi. Questo è il primo che faccio da un paio di settimane. Spero però di farne parecchi nelle prossime settimane, ora che sono praticamente non in ferie ancora. Ciao Alessandro, ciao Fedef. Mi dite se vedete bene, se l'audio è sincronizzato, se ci sono problemi con l'audio, se sentite la musichetta sotto, perché ho messo una musichetta sotto per dare un pochino più di enfasi a questa live e poi magari se è troppo alta la abbasso. Alfredo, ciao, ciao Simone, ciao Alessandro, ciao Fede, fa allora, ciao Raffaele. Per chi non ha seguito le altre live di questo tipo, funzionano semplicemente che ora scegliamo una foto e poi me la modificate voi scrivendo qui nella chat sulla vostra destra dello schermo quello che voglio realizzare, quello che volete anzi voi realizzare perché siete voi che dovete modificare la foto. Allora, ciao Gabriele, ciao Giovi, ciao Simone, Trentin per esserti connesso, io, ciao Dario, ciao Ross. Allora, se avete qualche domanda potete farmela tranquillamente durante lo streaming, io cercherò di rispondere appena possibile, appena leggerò i vostri messaggi sulla destra, però questa live volevo appunto farla sulla modifica delle foto. Ciao Antonio, ciao Francesco. Quale foto modifichiamo? Io ho visto che l'altra volta abbiamo modificato questa qua di notte, della serra, tralascerei questa qui di... Sempre questa è notturna, magari facciamo questa qua con degli sposi. Vi va bene? Allora, come mi sono trovato con la GTX 1070? Per ora tutto bene, se ci sono dei problemi nello streaming e si pianta il computer, spero non sia colpa della 1070. Ciao Giacomo, ciao Alien, ciao ragazzi, vi state connettendo. Rilassante la musica, sì, l'ho presa da una compilation di chill out, spero che YouTube non me la schianti e mi cancelli il video per colpa del copyright. Allora, andiamo a modificare questa foto qua, me la modificate voi. Tanto facciamo un pochino spazio sopra e sotto e i preset qua. Ora chiudo i preset perché ce ne sono alcuni che ancora non sono usciti. Non so se voi avete comprato la preset collection, ma ne sto aggiungendo degli altri piano piano e molto probabilmente verso la fine dell'anno uscirà il terzo volume. Allora, Alfredo, cosa ne penso del 105 Sigma? Aspettiamo di vedere un pochino un po' più di immagini. Ho dei buoni presupposti, però, visto che Sigma sta tirando fuori delle ottime lenti una dietro l'altra. Intanto mi arrivano degli SMS, cioè degli SMS, dei WhatsApp che mi avvisano su dove sarò a cena, buono. Allora, 2470 F4, alternative possibili, io punterei Francesco sul 2470 F2.8, anche Tamron, che costa meno, costa quanto l'F4, ma è stabilizzato ad F2.8 e lo consiglio tantissimo. Perdi un po' di nitidezza, ma l'F2.8 è veramente tanta roba. Allora, la modifico io o la modificate voi sta foto? Facciamo una cosa, mi dite un pochino cosa vi piacerebbe vedere modificata di questa foto, io la modifico in base a quello che volete voi, così vedete un pochino come modifico di solito io le foto. Poi facciamo un'altra live magari in cui mi mandate voi le foto, mi mandate voi dei vostri RAW e io li modifico, così almeno vedete un po' come io modifico le foto di solito. Ok? Sono interessato anche al gaming, purtroppo ho pochissimo tempo per giocare, però sì, ogni tanto qualche partitina la faccio. Gioco soprattutto ai MOBA tipo Dota e Heroes of the Storm. È buona la D3000, D3300. Sicuramente la D3300 è meglio. Ora è uscita la D3400, cioè l'hanno annunciata ora Nicola. Quindi aspetta qualche mese e la 3300 vedrai che cala di prezzo. L'ho anche messa tra le macchine reflex consigliate. Quindi punta la 3300, ma aspetta qualche mesetto. Magari scende molto di prezzo. Se ne hai bisogno ora, comprala tranquillamente. Ok? Partiamo col profilo lente. Allora, questa foto qua è stata scattata con il 2470 appunto F2.8 stabilizzato, no, non stabilizzato, scusate, della Canon. Andiamo a correggere l'obiettivo lente. Quindi, rimuoviamo l'aberrazione cromatica e il
profilo della lente. Mi piace. Così io magari farei una cosa. Io lascerei la vignettatura della lente, che mi piace. Ok, partiamo subito dalla correzione obiettivi, l'abbiamo fatta. Per vedere ora se questa foto è dritta. Ora io so che l'ho scattata io e quindi so che utilizzando il live view, no, il viewfinder, sapevo che più o meno è dritta, però possiamo andare a vedere se magari c'è qualcosa da modificare un po' meglio. Ci sono molti alberi, io seguirei però la linea orizzontale, magari vedete qua c'è la strada. Cerchiamo di fare però una cosa un po' più particolare. Vediamo l'uomo e la tiriamo su per l'uomo. Così. Ok, una riga. Perché allora, ragazzi, le Sony A mount, quindi le reflex, le schermo traslucido, ora attualmente io non consiglio di prenderle neanche in considerazione. Senti, la consiglio di prendere in considerazione perché Sony sta puntando tutto sulle mirrorless, quindi meglio una A5000, una A6000 di una reflex Sony. Poi vabbè, ditemi che preferisco Nikon o Canon, ma è vero, ragazzi. Io se dovete comprare una reflex vi consiglio sempre o Canon o Nikon, no Sony, no Pentax e chi più ne ha più ne metta. Allora, escluderei un bianco e nero. Ok, escluderesti in bianco e nero, Raffaele. La cosa simpatica è che questa foto sul mio profilo 500 pixel, mi sembra ci sia, è in bianco e nero. Io l'ho fatta in bianco e nero perché poi volevo far risaltare un po' di più gli sposi. E con il bianco e nero vedete che ci sono i colori molto, cioè ci sono pochi colori in queste immagini. Quando ci sono pochi colori io tendo sempre a utilizzare il bianco e nero, perché i colori tendono più che altro a portare a guardare l'immagine sulla parte sinistra. Vedete come la parte sinistra è dominante rispetto agli sposi. Quindi uno, la prima cosa che vede sono gli alberi sulla sinistra, perché sono verdi, perché sono luminosi, gli sposi sono in ombra laggiù e nessuno li guarda. Quello che facciamo con il bianco e nero è abbattere i colori e quindi andare magari a rendere più importante la parte che vogliamo noi, magari alzando un po' la luminosità negli sposi. Una cosa però è anche vera, che quando si fanno le foto in bianco e nero sono praticamente tutte bellissime. E questo è un po' barare. Non vuol dire che chi fa solo foto in bianco e nero sbaglia, perché ci sono foto bellissime a colori, foto bellissime in bianco e nero, ma secondo me bisogna stare attenti, perché utilizzando solo foto in bianco e nero poi si va a utilizzare appunto soltanto un metodo che è un po' come il vincere facile. Allora, Alfredo, cosa ne penso del formato DNG? Che praticamente voleva essere un formato. Allora, intanto tutto, aspetta, qualcuno mi ha scritto che i soggetti sono piccoli. Raffaele, ok, facciamo una cosa, rimpiccioliamo tutto in modo da avere i nostri soggetti nel riquadro qua in basso a destra. Ok? Una cosa del genere. Tipo così, anche di più magari. Ok, così. Oh, buono, buono. Oh, chi stavo rispondendo? Ah, del DNG. È successo come con il Betamax con il DNG, ovvero ognuno si è fatto il suo formato di formato RAW, ogni casa si è fatto il suo RAW e quindi il DNG dell'Adobe è stato un po' preso sotto gamba. Però la Leica ora sta utilizzando il DNG in molte macchine. La Ricoh anche mi sembra utilizzi il DNG nelle sue macchine. Io quando importo le foto Sony, RAW, i RAW della Sony, i RAW della Canon, i RAW della Nikon, le converto sempre in DNG. E quindi ne penso bene perché tanto occupa meno spazio ed è uguale a un far RAW proprietario. È una follia, sì, Sparking, la di 3400 a 600 euro è una follia, soprattutto quando appunto trovi delle entry level che paghi 300-400 euro al massimo. Il problema è che ora la fotografia è diventata veramente di moda, molto mainstream, e quindi loro tendono a alzare i prezzi. Tra l'altro, è uscita una nuova Leica, visto che parlavo di Leica prima, e la Leica MD. Cosa ha di diverso alla MD?
all'altra M, che questa non ha lo schermo dietro, non ha il menu, ha solo il viewfinder, il mirino galileiano, e costa 6.000 euro. Quindi 6.000 euro per una macchina che non vedete le foto, che come vengano fuori, non ha nessun cosa digitale oltre appunto al sensore, e la fanno pagare più della versione con il display. Per dirti che ormai in questi momenti se ne sono usciti veramente con delle cose allucinanti. È un peccato tagliare gli alberi, hai ragione. A me piaceva, io l'ho fatto ovviamente in questa angolatura, in questa focale, perché a me piacevano proprio gli alberi così alti. Ed è un peccato veramente tagliarli. Magari li facciamo così. Teniamoli lì nel quadrato in basso a destra e poi magari gli diamo più risultato, li facciamo risaltare un po' di più. Ok? Io al formato DNG e al RAW. Aspetta, perché ho letto una bestemmia. Al formato DNG e al RAW preferisco JPEG. Io spero tu abbia invertito le parole nella frase, perché non puoi dire una cosa del genere. Ti banno dal canale, Nicola. Non puoi preferire il JPEG al RAW. Sono piccoli, sono piccolini gli sposi, sì. Erano tipo nanetti, no, scherzo. Allora, rimpicciolendo il crop non si perde cioè si perde un pochino di grandezza della foto. Se la devi stampare va benissimo anche rimpicciolirla, non ovviamente entro un tot di megapixel. Vedete qua, quando io vado a croppare, vedete quant'era la mia immagine iniziale? Io praticamente andando a esportarla, l'importante è che io abbia almeno 240 punti per pollice quando vado, se voglio andarla a stampare, ok? E poi le dimensioni, ovviamente devo mettere le dimensioni che voglio. L'importante è che sia almeno 240, ma cioè 200, dai, da 200 in su per una buona stampa. Cavallette di Amazon Basic non ne ho la pallida idea. Ok, magari sono buoni, magari no, non te lo so dire. Ciao Massimo. Ragazzi, sto divagando troppo sui miei pensieri fotografici e sul mio maledire le macchine fotografiche degli altri, che purtroppo stiamo saltando un po' la foto. Abbiamo detto chiarezza. Facciamo una cosa, aumentiamo un po' le ombre perché così almeno risaltano anche gli sposi. Aumentiamo la chiarezza. Questa foto è stata scattata con una 5D Mark II, che ovviamente qui non c'è scritto, però ve lo dico io. La chiarezza magari no, no, non tanto, dai, appena appena. Poi un po' di vividezza per dare un po' più colore agli alberi, magari un po' meno saturazione per togliere un po' di saturazione. Io utilizzo sempre più la vividezza della saturazione, tendo più a toglierla la saturazione che a metterla. Le luci, vediamo un po'. Io le lascerei anche a zero. Facciamo una cosa, alziamo i bianchi, vediamo di non bruciare niente. Sto tenendo premuto Alt per vedere se brucio qualcosa. Se vedete le cose bianche, vuol dire che sono bruciate, quindi non appariranno colorate, ma appariranno semplicemente bianche nel nostro lavoro finale. Cosa che non vogliamo, noi vogliamo sempre i colori. Quindi questo, poi abbassiamo i neri. E io sinceramente avere un po' di neri bruciati a me va bene, anche perdere un po' di dettaglio nei neri in questo caso mi piace. Sei riuscito nell'acquisto della Mark 3? Ciao Massimo, a quale ti riferisci? Alla 5D Mark III? Se vuoi un grandangolo ti consiglio il 17-40 della Canon, che è un ottimo grandangolare zoom. Se poi lo vuoi fisso, vai sui Samyang, che costano poco e hanno un'ottima resa. Tipo il 14, il 12 fisheye, quello che preferisci. Vedi, ti risponde Giacomo che il treppiedi di Amazon Basic è ottimo per i video e timelapse. Ragazzi, se comprate un treppiedi che non è ottimo per i video e per i timelapse, avete sbagliato l'acquisto. Una cosa deve fare il treppiedi, tenere la macchina ferma, se non lo fa,
un po' come quelli che dicono nelle recensioni, questo obiettivo è nitidissimo da 5,8 di diaframma in su. Cioè, se c'è un obiettivo che non è nitido da 5,8 di diaframma, tanto vale prenderlo e tirarlo nel gabinetto. Tutti gli obiettivi sono nitidi, devono essere nitidi da 5,8 in su, devono essere nitidi dalla 2 in su. Io odio sti recensori da 4 soldi. Allora, un Manfrotto con testa fluida, il 500A. Costa tantissimo, però è ottimo. Se no un Benro. Guarda, i Benro costano la metà dei Manfrotto e sono quali identici. Oh, illuminiamo gli sposini. Andiamo a dare un po' più di esposizione. Io sto utilizzando anche stavolta la maschera automatica, quindi utilizzando la maschera automatica mi seleziona soltanto quello che io vado a selezionare io con la X. Vedete la X nel mezzo del cerchietto? Magari ve lo ingrandisco. Vedete, c'è una X nel mezzo del cerchio? Mi seleziona solo quello su cui passo sopra con la X. Infatti, se io metto un colore nella maschera, vedete che sono colorati di rosso solamente i miei sposini qua. Questi qua. Carica. Perfetto. Vedete? Ora tolgo il rosso. Li voglio rossi. Vedete, anche qui cerchiamo di non andare a togliere i dettagli nelle zone bianche. Allora, Nicola, tengo a precisare che sono all'inizio, attualmente il mio zaino è... Mi insegna, o mio zio, perché ho letto zaino? O il mio zio mi insegna, sto sbarellando, e non essendo al massimo della post-produzione. Aspetta, mamma, te non eri quello dei JPEG? Sì, eri quello dei JPEG, ok, Nicola? Vabbè, tranquillo, l'importante è che te scatti non in modalità automatica, quindi elimina la modalità quella con il rettangolino verde, eh. Non ci scattare. Scatta in RAW se non hai modalità. Cioè, se non hai modo di post-produrre, scatta in appunto JPEG. Anche se a me non piace. Allora, facciamo una cosa. Mettiamo un po' di bilanciamento. Oh no, sto modificando quello del pennello. No. Io voglio la temperatura un po' più fredda su tutto il resto. Ok? E poi il pennello di prima, quindi gli sposi, li voglio calducci. Quindi destro, caldo sugli sposi. Ok, magari vediamo anche un po' più contrasto ai nostri sposi. La nuova Mark IV, Ale, ancora non è uscita. Ancora non è uscita, ancora non ha detto nulla. Se sono i rumor, ma non... Cioè, che poi mi tocca rivendere la Sony per ripassare a Canon un'altra volta. Non mi fa venire in mente strane idee. Avete già iniziato? Sì, abbiamo già iniziato. Alessio, sì. Vabbè, si è spiegato. Poi l'ottimizzazione della luce, voi la tenete su standard o su off? Io l'ho tolta l'ottimizzazione della luce. Quando avevo Canon l'ho tolta, ora su Sony non so neanche se esista l'ottimizzazione della luce. Bella così ingrandita. Che facciamo quindi? La ringrandiamo un altro po'? La rimettiamo come prima? In modo da avere i soggetti, i volti dei soggetti proprio nell'angolino in basso a destra, una cosa del genere. Perdiamo un po' di altezza, però. Quello che mi piaceva della foto era che era strutturata in altezza. Ciao Gianluca. Ciao Gabriele. Nico, dove tieni la tua attrezzatura quando sei a giro? Allora, la tengo in zaini o borse. Ho un monospalla. Ho una spalla della una bag che è ottimo. Poi ho uno zaino della Loewe Pro, due zaini della Loewe Pro, anzi un monospalla di quelli molto rapidi, che si chiama Sling Transit, e un Loewe Pro che si apre da dietro, che si chiama Fastback, una cosa del genere. Ottimi. La renderei in orizzontale. In orizzontale però ci perdiamo l'altezza degli alberi, che era quello che volevo fare io. Però, visto che giustamente modifica le mie foto,
Io devo dare ragione a voi, quindi devo fare quello che volete voi, giusto? Una cosa del genere. Mi piace perché... Mi piace, insomma, possiamo fare una cosa più simile. Perdiamo tantissimi dati a rimpicciolirla così. Però una cosa più simile, una cosa del genere. Insomma. Insomma. Allora, Gianluca, ho preso la Sony A7R2 e la sto utilizzando soprattutto per matrimoni e cerimonie, eventi. Mi ci trovo abbastanza bene, devo dire, mi ci trovo abbastanza bene. È meglio così, tienila ingrandita. Ma così, intendete così? Perfetto, io la lascerei così. A me piace così. O è meglio orizzontale. Allora, Giacomo, provare ad ingrandire per avere la diagonale degli alberi che inizia nell'angolo a sinistra. Aspetta. La diagonale degli alberi in alto a sinistra. Quindi te vorresti iniziare tipo così? Io sono un fan delle diagonali, però in questa foto le diagonali è un po' un casino farle. Io sarei per lasciarla così, anche se questa parte qua non mi piace. Vedi Alessandro, se una foto è nata verticale deve stare verticale. Come diceva l'altro Giovanni Giacomo, se nasci storto muori storto. Poi la tagli in quel modo perdi tanti dati. Esatto, se la tagliamo in orizzontale perdiamo troppissimi dati. Stupenda così. 3 pippi. 3 pippi cosa? La Sony? Sì, vendendo però tutta l'attrezzatura Canon che avevo e ci sono andato praticamente pari. La preferivo con l'altezza degli alberi. Io ragazzi direi di lasciarla così. Direi che così va abbastanza bene. Ci perdiamo un po' di altezza degli alberi, un po' di punta, ma pace. Ciao Nicola, ci vediamo alla prossima. E ok, non vi ho detto quanto durerà la live. La live durerà fino alle 7:30. Quindi abbiamo altra mezz'ora di tempo per parlare, dire bischerate sulla fotografia, parlare male della Pentax, parlare male delle Sony Reflex e poi, boh, non so, di che parliamo male? Di Master of Photography io non ho visto le ultime due puntate, me ne rendete conto? Ho fatto la live il giorno dopo che è uscito il primo episodio e poi non ho visto le ultime due puntate. Non mi ha preso tanto, devo dire. Mi sa che l'ho stortata io. Stortata io. Così forse è più dritto. Esatto. Giacomo, però è la belina come cosa, perché anche a me piacciono molto le diagonali. Quindi, magari avendo tantissimi dati anche sulla parte destra della foto, sarebbe stato possibile. Un'altra cosa sarebbe possibile anche aprirla in Photoshop e magari sto dicendo un po' una cosa fantascientifica, però duplicare questa parte, rifletterla di qua e avere una parte un po' speculare. In modo da avere questi alberi di qua e questi alberi di là. Magari si può fare dopo. Quanti minuti abbiamo? Mezz'ora? Possiamo farlo tranquillamente. Poi abbiamo queste ombre qui in mistero. Sì, sono d'accordo con Alessandro, diamo un po' più di contrasto per terra. Ah, qui non sa cosa. Andiamo a togliere un pochino di esposizione qua ai lati, che mi ha colorato anche le ombre e io non le volevo colorate. Così. Allora, andiamo a dare un po' più di contrasto alle ombre. Facciamo un nuovo pennello di regolazione e colorerò sugli alberi qua giù. Cioè sulla ghiaina con l'ombra degli alberi e su queste qua. Ok, giù in fondo.
Cosa facciamo? Abbassiamo l'esposizione. Così almeno riprendiamo un po' più di dettagli. Tipo una cosa del genere. Magari aumentiamo anche un po' il contrasto. Abbassiamo un pochino le luci. E abbassiamo anche le ombre. Ma sì. Le voglio più scure queste ombre degli alberi. Proprio scure scure le voglio. Mi piacciono scure. Poi siamo al modifica le mie foto. Quindi voi mi dovete dire quello che devo fare. Però a me piacciono molto così. Così scure le ombre. Perché avendo delle ombre così scure a terra ed essendo i nostri soggetti illuminati, l'occhio è più invitato a guardare gli sposi. Magari alziamo un altro po' l'esposizione. Poi creiamo un nuovo pennello su di loro. Ok, sul volto dei miei soggetti, sulla pelle. Proviamo a selezionare solo lo skin tone, quindi il rosa della pelle, i capelli, il vestito l'abbiamo già selezionato prima, guardiamo un po' cosa abbiamo selezionato. Non sto leggendo la chat, quindi potete scrivere anche le barzellette, io non ci faccio caso. Alzo un altro po' l'esposizione e il bilanciamento del bianco come lo vogliamo. Ok, guardate là che roba. Ok. Secondo me le live le dovresti fare. Allora, Gianluca, le dovrei fare allo stesso orario. Hai ragione. Il problema è che con il lavoro che faccio, quindi io vado a fare le foto a giro quando mi chiamano, vado a insegnare a domicilio Lightroom e Photoshop e Premiere Pro, faccio i corsi e quindi diciamo che i miei orari sono incasinatissimi, li faccio quando ho tempo più che altro. Quando ho un minuto libero cerco di dedicarmi a voi del canale. Allora Antonio, cerca di portare gli sposi sul punto d'oro della regola dei terzi. Allora, io direi che gli sposi sono perfettamente centrati, perché stanno i loro volti, il centro dell'attenzione, quindi dove loro si abbracciano, è sul punto preciso in basso a destra e l'occhio punta ad andare lì. Ovviamente possiamo anche metterle nel quadratino, ma va benissimo anche nell'incrocio lì. Le ombre sono belle, grazie. E ciao ombre, ha detto che siete belle, ti fanno i complimenti. Ciao, sono nuovo. Figa l'idea della modifica in live, figa la foto. Grazie Alessandro. Se hai dei consigli, scurisci il cielo. Ok, lo facciamo subito. Il contrasto per terra. Bravo Alessandro, quindi ora è già meglio. Possiamo vedere un prima e dopo? Vi faccio vedere un prima e dopo. Questo è la foto prima, guardate. E questa è la foto dopo. Vedete la differenza? Prima, dopo. Vi faccio vedere anche accanto. Intanto leggo un po' di domande. Oh, lascia così, è bellissima. Oh, bravo, arrivi fino a Piacenza con i corsi. Purtroppo mi piacerebbe tantissimo, davvero. Ma questa domanda me l'aveva già fatto un ragazzo di Roma, o una ragazza di Roma, non mi ricordo, l'altra volta. Mi piacerebbe tantissimo girare l'Italia, fare dei corsi, fare dei workshop. Purtroppo non ho modo di farlo. Se però voi conoscete qualche gruppo fotografico, qualche circolo fotografico della vostra zona e gli parlate di me e magari gli dite se mi invitano come ospite, io vengo volentieri, ragazzi, vengo volentieri, non costo niente, tranquilli, mi offrite una cena e mi pagate il viaggio, io vengo volentierissimo, tanto così almeno ci conosciamo e facciamo un po' di chiacchiere. Ok, ora il pennello che ho usato per lo sfondo, cioè per il basso, magari lo uso anche per quest'ombra qua. Facciamo di no, perché è troppo scura. Magari creiamo un nuovo pennello per quest'ombra qua, perché non mi piace che è troppo chiara. Soprattutto questa parte qua è troppo chiarissima. Troppo chiarissima. Ok, rendo il cielo ancora più blu, certo. Se facciamo un altro pennello di regolazione,
Se no potrei fare un filtro. Facciamo un filtro. Filtro graduato e tiriamo giù il cielo. Molto più lungo però. Ok, poi magari creiamo un nuovo pennello di regolazione solo per il cielo. Gianluca, la prossima settimana vengo a Firenze. Vieni a Firenze? Se vieni a Firenze, settimana prossima mi trovi allora. Io sono a Firenze fino al 10 settembre. Poi sarò a San Francisco per le successive 2 settimane. Ciao Valerio, stima per cosa? Ho detto una bischerata e... cosa ho selezionato. Perché mi ha creato 2 pennelli di regolazione? Questo lo cancelliamo. Questo lo teniamo. Le foto sono mie, queste qui sono mie. Se però Gianluca hai seguito le altre live, ho detto che voglio fare una live anche con le vostre foto. Quindi se avete vostre foto in RAW che volete che io vi modifichi, mandatemele via Facebook, via email. L'email del canale è crazyringentertainment@gmail.com. La trovate anche scritta su YouTube. Quindi... facciamo una bella live dove modifico io le vostre foto come mi pare a me, ok? La facciamo prossimamente? Che dite? Io sono, dovrei essere libero anche domani pomeriggio, visto che sono tutti al mare e io non ho niente da fare in questi giorni. Bello agosto, eh? Io a casa e tutti a giro. Possiamo organizzare una passeggiata fotografica con gli iscritti? Guarda, mi piacerebbe tanto. L'abbiamo già fatta un paio di anni fa. E purtroppo faceva caldissimo, era tipo giugno, luglio, c'era tipo 50 gradi all'ombra, una cosa allucinante. Allora, aggiungeresti un bel flare. Lo sai che si può fare anche in Lightroom? Dopo ti fa vedere come si fa un flare in Lightroom. Facciamo una cosa. Abbassiamo un po' i neri. Cioè, togliamo un po' i neri dalla foto. Ma facciamo una cosa un po' del genere. Guardate, prima... dopo e... oddio, però questo cielo è troppo blu. Sa che ho fatto una bischerata a fare quel pennello di regolazione lì. Ho stima perché grazie a te che mi sta passando la fotografia. Bravo, grazie. La fotografia è una cosa bellissima che io consiglio sempre a tutti, perché soprattutto sembra una bischerata, ma la fotografia ti aiuta tantissimo ad esternare certe cose che magari uno si tiene dentro. Io la vedo così, la fotografia è un po' un'arte più che per gli altri, molto per te stesso, molto per te stesso. E in alcuni casi veramente una terapeutica, direi. La fotografia è terapeutica. XT1 o Nikon D3200 sono due cose completamente diverse. Detto questo, io andrei con la XT1. Sembra un po' finta, esatto, perché il cielo è troppo blu. Ma ti sembra finta perché
hai visto quella iniziale che era questa. Se te non avessi visto quella iniziale che era questa, forse non te ne accorgeresti neanche che questa è finta. Perché potrebbe esserci stato un softbox gigante, un flash, qualsiasi cosa qua sulla destra a illuminare gli sposi. Perché, ok, il cielo è fintissimo, però per il resto direi che come illuminazione ci siamo, va benissimo così. Diciamo che riaumenta la luminosità del cielo invece che abbassarlo. Ah, sai cosa possiamo fare? Possiamo fare tipo il verde degli alberi lo trasformiamo in un altro colore. Tipo in un arancioncino. Un arancioncino. Mi piace. Tipo molto autunnale, no? L'arancioncino. Così. Il cielo è troppo blu, infatti l'ho rialzato. Eh sì, Alessio, anche a me sembrava troppo, decisamente troppo blu. Il cielo è blu gagliardo, lo sai? Il mio colore preferito è blu. Il mio colore preferito è blu e non si direbbe neanche perché ho gli occhiali blu. Però era troppo blu. Per l'esposizione degli sposi potrebbe essere stato davvero un flash. Ce ne sono tantissime di foto che fanno così con i flash. Purtroppo in questo caso non avevamo flash a portata di mano, quindi c'è un flash di quello che ci serviva a noi per illuminare questa cosa. Però io ti dirò, così è molto realistica. Molto realistica. Allora, aggiungiamo un flare. Chi è che aveva detto di fare il flare? Alessandro? Te? Giusto? Vai, aggiungiamo un flare. Allora, come si fanno i flare in Lightroom? Io lo farei da questa parte di qua. Visto che è brutta, però il sole giustamente non ci potrebbe stare. Facciamola da questa parte di qua e ci mettiamo un filtro radiale qua giù dietro l'albero. Così. Ok? Facciamo questo filtrino piccolino qui. Faccio esposizione e questo più piccolo facciamolo piccolo. Poi se verrà fuori uno schifo, colpa vostra me l'avete chiesta questa cosa qui. Poi ne facciamo un altro. Un po' più strano, ma tipo così. So già che sta venendo fuori uno schifo, lo so che sta venendo fuori uno schifo. Comunque, questo è come si fanno i flare in Lightroom. Era un po' uno schifo, sì. Facciamolo, cancelliamolo, facciamo in Photoshop. La apro un attimo al 100%, 100%. Sì, questo vuoi? Così? Potrebbe essere ottimo anche così. Infatti, io ce l'ho così. In realtà, ne ho un'altra. Così. Però questa è quella che vi voglio far modificare a voi. Obiettivi vintage li odio. Cioè, nel senso, boh, per quello che ci faccio io non mi servono gli obiettivi vintage. Io ho bisogno di una F veloce. Si può mettere una sfumatura dall'alto in basso su Lightroom, certo. Filtro radiale, filtro graduale. Faccio questo. Una cosa del genere. Nitidezza 100, control, anzi alt, clic sul punto. Sto sbagliando qualcosa. Duplica, tasto destro, duplica e poi lo rifaccio. Tasto destro, duplica e poi lo rifaccio. Una cosa del genere. Poi appena finirà di caricare la vedrete, eh.
me la finisco di vedere più tardi. Ciao Valeria, tanto ora abbiamo finito, manca altri 10 minuti e stacchiamo. Ho l'otturatore meccanico. Mi sono perso qualcosa? Perché fa questo stacco netto? Cosa che non torna. Esatto, potremmo utilizzare la Nik Collection, potremmo utilizzare tantissime cose, potremmo utilizzare un altro software che io preferisco e si chiama, oh, oddio, un mega lapsus, non mi ricordo come si chiama, un vuoto di memoria, quello della Magic Bullet. Qualcuno lo saprà per forza. L'otturatore meccanico delle Reflex si rovina facendo timelapse di 800 scatti. L'otturatore meccanico non è che si rovina facendo i timelapse, si rovina perché a forza di aprirsi e chiudersi diciamo, si usura nel tempo. E può succedere che si spacchi, come può succedere che non succeda niente, però tipo, fai conto, durano tantissimi scatti, tantissimissimi scatti. Grazie per i consigli per le foto notturne, di nulla. Via, l'apriamo in Photoshop. L'audio e il video si vedono bene, ok. Il programma che utilizzo, Krusty, Kus, è OBS, si chiama il programma che utilizzo per lo stream. Si chiama OBS. E guardiamo un pochino. Guardiamo un pochino. Qual era? Qual era il filtro? No Light Factory. Eccolo qua. Che bello questo. Aspettate perché voi non vedete niente, immagino. Questa cosa qua è devastante. Allora, lo vedete questo? Filippo, ti scrivo. Ciao Filippo, ti scrivo da Kathmandu. Sono arrivato un'ora fa qui e sono le 23. Domani inizio il mio viaggio da solo. Un salutone. Filippo, in bocca al lupo tantissimo. Fai bellissime foto, faccele ricevere, faccele avere a noi sul canale, su Photoshop, mandacele, così almeno vediamo un pochino cosa tiri fuori. Veramente un in bocca al lupo per il tuo viaggio. Quindi abbiamo detto da destra. Ok, questo qui a me piace moltissimo. Se no, un altro che mi piace moltissimo di questi qui. Oh, vediamo un po' se lo trovo subito senza andare a. Dovrebbe essere tra gli ultimi. Eccolo qua. The Old 50-300. O non era questo? Non era questo. Tipo questo potremmo fare. È una cosa del genere. Senza però sti aggeggini qui, che sarebbero. No, non sono le stripes, sono le spike ball. Esatto. Quindi niente spike ball. Mettiamo però. Tipo anche quell'altra qua non ce la voglio. Ok, una cosa del genere. Magari non lo voglio rosso, lo voglio di un altro colore. Quanto continui poco? 5 minuti. Che è successo? Perché si è piantato tra l'altro? Ottimo! Si è piantato Photoshop, ragazzi. Mi sa che. Ah no, è come non detto. Come non detto. Come non detto.
Allora, io voglio tutto però giallo, si è detto. Perché mi butta fuori una cosa del genere? Magari poi facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Così me lo posiziono dove mi pare a me. E che stavamo dicendo? Che stavamo dicendo? Allora, come siamo messi per fare flare? Si chiama Knoll Light Factory. Knoll Light Factory. La K è muta, non si pronuncia, quindi si chiama Knoll Light Factory della Red Giant Software. Costa sui 100 euro, mi sembra. 100 dollari, non mi ricordo. Ciao Tommaso, ti saluto, certo. Meglio prima. Vabbè, questo è tanto per far due risate. Oh, come fai a mettere il flare dalla parte opposta del sole? Che ne sai che ne sai? Cioè, nel senso, perché vedi le ombre e ti dici il sole era di là, giustamente. Ma io magari vivo su Tatooine e quello è il secondo sole. Come sono gli obiettivi Zenis? Forse intendi gli Zeiss? Zeiss? Non so cosa ti stai riferendo. Comunque, quella del sole è un ottimo point, eh. Bravo, hai fatto un'ottima obiezione, mi è piaciuta molto. Quindi possiamo fare una cosa un po' più del genere. Eh? Che dici? Meglio. Ora non hai da ribattere. Oh, vabbè, il flare era tanto per farsi due risate, ragazzi. Quando abbiamo finito, questa è più o meno come sarà venuta fuori. Come verrà fuori, senza flare, con il flare. Boh, vediamo. Magari poi utilizziamo le azioni della preset collection e viene fuori tipo una foto così bellissima. No, aspetta, c'era la 5, era la più bella di tutte. No, scherzavo. E ok. Oh, io direi che abbiamo finito, ragazzi. Se avete qualche altra domanda, scrivetemela ora. Oppure tacete per sempre. Zeiss, sì, gli Zeiss sono ottimi obiettivi. Io ne ho due di obiettivi Zeiss per la Sony. Però sono ottimi obiettivi, appunto. Torniamo indietro e rimettiamo la colore. Quando mangi? In che senso quando mangio? Mangio tantissimo. Perché fino alle 9 non mangerò, mi sa. Certo, mi può mandare un TIFF per la live, modifica le nostre foto. Ragazzi, no, mi dovete mandare dei TIFF per la live. Io modifico le vostre foto, è diverso. È diverso, aspetta, vi scrivo. La mail, anzi, che scemo, la scrivo qui. La mail è questa. Dovrebbe essere questa. Oppure me la mandate su Facebook. Ragazzi, me le mandate su Facebook oppure mi mandate le RAW qua. Però voglio solo RAW, voglio. Non me ne frega se sono DNG, se sono CR2, se sono NEF, non me ne frega. Però che siano RAW.
E le modifico io come mi pare a me, giusto? Quindi non potete fare obiezioni su quello che vi decido io. Possiamo farla domani? Va benissimo. Domani ci dovrei essere. Oh, ti mando qualche foto, bravo Gianluca, anche te, questa è la mail. Oppure su Tifo Ro, va benissimo anche Tif, ma io preferirei Ro. Assolutamente no, anzi, via, accetto la sfida. Mandatemi anche JPEG, però non vi assicuro niente. Ho comprato da poco una 1300D della Canon, ho fatto bene. La consiglio nel mio video delle reflex, quindi sì, hai fatto bene. Se avevi un budget massimo per la 1300D, sì. Passaggi che ho fatto riassunto della foto ora o di Lightroom? Di Lightroom, questo è quello che avevamo all'inizio. Vi faccio vedere il prima dopo. Vi faccio prima dopo di questa foto. No, ho sbagliato, andare in sviluppo. Vi faccio vedere il prima dopo di questa foto. Questo è il prima, questo è il dopo. Poi in Photoshop abbiamo messo il filtro e poi vabbè, ho fatto il bianco e il nero, ma quello non serviva a niente. Diteli troppo pochi e... Allora, direttamente dalla California. Allora, te che sei in California, Tommaso, il 10 settembre arrivo a San Francisco, quindi magari se te rimani lì, oppure sei di lì... Ci vediamo, facciamo una bevuta insieme a Los Angeles o a San Francisco. Io sono lì, sul pier. Magari scrivicelo su Facebook a settembre. Poi vado dentro, vado verso Las Vegas la seconda settimana. Bravo, mandala con WeTransfer così me la scarico e faccio una cartolina apposta. Su Facebook è Crazy Ring Entertainment. No, Crazy Ring Photo. E editing e foto e trovate tutti i link nella descrizione del video. Quindi Dash App trovi tutti i link nella descrizione del video per mandarmi le foto oppure la mail trovi qualche commento più in alto. Programma la live. Ok, la programmo subito. Appena finisco questa faccio subito il programma per domani. Vi è arrivato oggi la notifica che c'era questa live, tra l'altro, perché io l'ho programmata stamattina l'evento. Non so come funziona, se vi arriva un promemoria vi dice guarda che lui oggi fa la live, oppure se non vi arriva niente, o se vi arriva dopo. Quindi fatemelo sapere. Bella anche in bianco e nero, grazie Mario. Panorami ti interessano? Panorami, io faccio tantissimi panorami, ma preferisco per lavoro, più che altro faccio ritratti e ciao. Alessandro, ciao Tommaso, sono a San Diego, purtroppo mi salto San Diego. Però il 10, dal 10 al 12 sarò a Los Angeles, poi vado a San Francisco, quindi non lo so. Non lo so, magari facciamo una scappagnata da quelle parti. Grazie a te per essere passato, Alessandro. Domani a che ore va benissimo a quest'ora di oggi? Tipo verso le 6, 6 e mezzo, se no ditemelo voi, anche prima, verso le 4. O forse domani sera dopo cena. Così almeno faccio concorrenza con Master of Photography. Che bellezza fare concorrenza a Master of Photography. Ciao Gas, sei arrivato tardi, sei arrivato tardi. Allora parlaci del viaggio in America. Ho 2 minuti di tempo, poi stacco la diretta, ma il viaggio mio in America è un casino. In 14 giorni cambio 12, no, 10, 14 notti, 10 alberghi diversi. E è un casino perché praticamente si parte da Los Angeles, si fa un mega giro, giro, giro con altri ragazzi. Si fa a San Francisco, lo Yosemite, Las Vegas, Antelope Canyon, Bryce Canyon, Zion Canyon, Zion che non è un canyon, Grand Canyon, Monument Valley, poi boh, non lo so, credo si morirà laggiù da quelle parti. Il mio è un paesaggio, va benissimo Alessandro, mandami quello che vuoi. Ora ti mando una foto che avrei piacere di vedere modificata da qualcuno capace. Vai Dash, manda, tranquillo, manda tutto. È una foto della mia uscita con la Reflex. Ok, mi piace, mi piacciono le sfide. Domani ti mando un panorama dal drone. Oh, che bellezza, Gianluca! Gianluca, c'è Matteo? Allora, Matteo, ora dovete sapere che noi abbiamo comprato il drone perché ovviamente per fare i matrimoni tutti hanno il drone, se no noi non abbiamo il drone, siamo dei fischelletti. Quindi Matteo ha comprato il drone l'altro giorno, cioè l'altro giorno, ma è passato qualche mese. Si è messo a mandarmi foto a diritto del drone, bellissimo, bellissimo. Cioè di lui che comandava il drone, tutte le foto da svariatissimi posti. Da modificare ovviamente, me l'ha mandata, mi ha detto modifica, però vabbè.
Non puoi saltare San Diego e non ce la faccio, Tommy. Non ce la faccio, Tommaso, proprio San Diego. Che tra l'altro è già la seconda volta che vengo lì, in California, ed è già la seconda volta che salto San Diego. Quindi immaginati. Verso le 4. Meglio che la foto di pomeriggio. Ciao alle 16 all'orario di oggi. La farò allora alle 16 all'orario di oggi. Ciao Alex, io direi ragazzi di chiuderla qui. Se avete qualche velocissima domanda da fare in questi ultimi secondi, se no io stacco la live. Ok. So che c'è un po' di delay tra il video e l'audio. Cioè, nel senso, tra quando io vedo la chat a quando voi scrivete. Quindi io direi di passare direttamente ai ringraziamenti. Ho i giorni che sono a Los Angeles, dovrei arrivare il 10 sera, tardissimo. E 10, quindi 11, 11, tipo l'11 e basta sto a Los Angeles, e poi il 12 devo partire su. Il 12 devo partire perché il 13 sera devo essere, il 13 devo essere a San Francisco e ci fermiamo una notte al Big Sur. Dove ci fermiamo? Ci fermiamo a Monterey? No, non mi ricordo. A Morro Bay ci fermiamo. Ok, si vede un po' sfocato. Com'è possibile che si veda un po' sfocato? Forse sono troppo vicino alla telecamera e per quello vedete sfocato. Ok, vai ragazzi, ci vediamo domani. Allora, mi raccomando, presenti come sempre. Voglio vedere le vostre foto, visto che domani sarò io a modificare le vostre foto. Che bellezza! Mi sono annoiato di modificare sempre le mie. Mi piace più modificare quelle degli altri, quasi. Ci vediamo alla prossima video, quindi alla prossima diretta domani. Ok? Ciao ragazzi, vi ringrazio per essere anche questa volta passati a fare un saluto o anche solo a vedere che cosa succedeva in questa diretta. Alla prossima, ciao ragazzi.